abbiamo così effettuato non solo le combinazioni di carico, ma anche l'inviluppo. Clicchiamo su OK e siamo pronti a fare l'analisi. Clicchiamo su questo pulsante su cui c'è scritto Run e tra tutti i vari elementi che vengono riportati in questa tabella, scegliamo tutti i run ad eccezione di modal. Modal mettiamo do not run. Clicchiamo sul pulsante Run Now. Ora clicchiamo su Display e scegliamo la deformata. Show deformata. Ok. E andiamo a cliccare ad esempio sul carico del solaio. Mettiamo automatico e clicchiamo su OK. Vediamo che avremo la deformata dovuta a questo tipo di carico. Se ad esempio andiamo su Display, Show deformati, cambiamo e scegliamo ad esempio l'inviluppo, clicchiamo su Applica ed OK. Questa sarà la deformata del nostro inviluppo. Se poi vogliamo valutare il taglio, andiamo su Display, scegliamo il frame e clicchiamo ad esempio su combinazione 1, scegliamo le forze, scegliamo ad esempio il taglio, dobbiamo cliccare su Share 2-2, automatico, ok, applica, ok, e come possiamo vedere abbiamo il nostro taglio sul nostro diagramma. Se ad esempio vogliamo il diagramma del momento, basta scegliere non Share 2-2, ma Moment 3-3. In questo modo avremo il nostro momento. Applica. Ok, e avremo il momento sulla nostra struttura. Per tornare alla schermata iniziale, basta cliccare su questo comando.